Celettesa intanto nasce da un dialogo che c'era stato negli anni con Pippo Flora, che è un mio collega, autore dell'opera moderna Promessi Sposi, ma parla, fa un approccio sulla problematica ecologica che tutti sappiamo, con le crisi energetiche, ambientali e sociali, che molto probabilmente va affrontata in una maniera diversa. Quindi il libro Ecologia, Cielo e Terra fa capire che dobbiamo affrontare questo tema con una visione molto più ampia, che non è solo quella tecnologica, quindi ridando alla società, all'umanità, un tema molto più ampio su cui costruire il futuro. Oggi si ricorda, e nella giornata della Terra, anche una figura, diciamo, di spicco della società agrigentina, che è stato Pippo Flora. Figure così sono anche patrimonio dell'umanità, sono patrimonio di tutti, appartengono in qualche maniera a tutti, e tu te ne rendi conto quando non ci sono più. Quindi la stessa cosa, secondo me, vale proprio tornando alla natura, tornando alla Terra: tu ti rendi conto del danno che l'uomo ho fatto quando la vedi, questa natura, la vedi distrutta, la vedi depauperata, la vedi quasi soccombente. Ecco, quindi oggi il libro di Guido Bissanti, il ricordo di una figura di spicco quale quella di Pippo Flora, il fatto che sia la giornata dedicata alla Terra, il 52esimo anniversario, se così vogliamo definire, che secondo me ci sono diverse valutazioni da farsi, è un momento particolarmente delicato che non attanaglia soltanto noi, attanaglia il mondo intero. E la natura non è minimamente rispettata, è un insulto quello che l'uomo riesce a fare e il danno che riesce a provocare. Quindi su tutto questo bisogna riflettere e bisogna porre immediato rimedio. Oggi rappresenta la giornata mondiale in ricordo proprio dell'importanza dell'ambiente, della terra, delle risorse naturali, oggi ancora di più di quel valore etico e sociale che l'ambiente ci pone e ci dispone. Noi come ordine non siamo particolarmente contenti chiaramente di poter dare il nostro contributo, non solo tecnico ma in questo caso di coinvolgimento totale del tessuto sociale, perché da ognuno di noi dipende quello che sarà il futuro di domani e l'attualità di oggi. Quindi un rispetto per l'ambiente, maggiore consapevolezza delle risorse ambientali, naturali, di quello che è la madre terra, il rapporto con tutti i comparti, diciamo, non soltanto del mondo agricolo, rurale, ma appunto forestale, naturale, il rispetto dei boschi. Mio padre era in diretto contatto con la natura, la Rupe Atenea, il suo mondo, e se ne vantava sempre di questo posto meraviglioso. E spero, come in una lettera che hanno scritto le mie figlie che hanno letto il giorno del funerale, spero diventi, continui a essere un posto meraviglioso, e anzi spero che lo diventi sempre di più. E vivere senza mio padre è un disastro, però sono felice perché viene ricordato da tutti con immenso affetto, e le sue musiche resteranno qui con noi per sempre.